Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi grossa e golosissima review per voi. Infatti sono usciti Centurions, un sacco di carte che immagino vi possano intrigare. E in questo video vedete una bella recensione di Leao, Bruno Fernandes, Lautaro Martinez, il buon Darwin Núñez SBC. Ci abbiamo pure una puntina di Wendy Renard e anche Schweinsteiger. Quindi mettetevi comodi e gustatevela. Buona chiusura qui della dottoressa Renard. Rafa fucking Leao. Va bene, però discreto speed boost del bro. Rafa. Brava Wendy. Niente. Questa secondo me potrebbe fare proprio al caso mio, solo che non me linka mai. Raffa! Calma. Trivelamela. Bravo Brunazzo qui, Niente, non segna manco con le mani. Ragazzi, sto Lautaro è tendente al marcio proprio, ve lo giuro. Ragazzi, Lautaro, ve lo giuro, su quello che volete voi non segna. Qua finalmente una palla in porta l'ha buttata. Qua un discreto boost. Oh, ok. Lautaro. Bravo, Lauti. Ragazzi, sto Leao mi sembra più performante del base, eh. Si muove molto bene. Lautaro. Oddio, vedi, ora corso, per esempio. Fallo. Vedi perché a me triggera quest'anno questo videogame? Perché non ti dà la possibilità di capire. Cioè, ora guarda che gol ha fatto Lautaro. Niente, vedi Lautaro, vedi. Allora, diciamo che non è propriamente su agilità. E su questo, vabbè, lo sapevamo. Oddio, Darwin. Discreto speed boost però, calma. Dio Darwin. Calma. Darwin Núñez, signori. Darwin Núñez. Corri. Qua si è mosso pure bene con la corsa controllata. Ragazzi, Darwin Núñez, bello giocatore. Ragazzi, Darwin Núñez è troppo forte. Ma che hit di giocatore. Raga, ma che giocatore è Darwin? Darwin! Mamma mia, il re! Sì, palletta di prima, ti è piaciuta? Guarda come l'ha messa giù bene. Timed, il re, signori. Il re, che forte. Allora, partiamo da questa Renard. Difensore che, come al solito, quando prende una carta speciale, boostano in maniera incredibile dal punto di vista della velocità. Infatti, hanno messo 80. È 1,87 m di altezza, ma anche di altro, perché questa sembra tutto tranne che una donna, ovviamente. Scherziamo, però è così. Giocatrice che a me questa piace sempre tanto, perché, oltre che può fare il mediano, ma non ve lo consiglio perché non c'ha le caratteristiche per fare il mediano, quando le boostano la velocità si sente, perché poi, essendo 1,87 m, c'ha la falcata, quindi
quindi riesce sempre abbastanza a recuperare gli avversari. C'ha dei discreti passaggi, c'ha 81 di corto e 85 di lungo, che si sa, quest'anno in un gioco dove i passaggi fanno abbastanza schifo, avere un difensore comunque che sia dotato di piedi abbastanza buoni fa sempre il suo. Reattività 88 compensa il 58 di agilità, il 50 di equilibrio, come al solito sapete che su queste carte non è un parametro che impatta più di tanto, Varane c'ha sempre pochissimo ma è sempre un demone. Ci piace la freddezza perché c'ha 87, quindi nei momenti decisivi in teoria non dovrebbe fare cose sbagliate. Le cose top ovviamente iniziano dalle statistiche difensive, perché ci abbiamo 92 di intercetto, 95 di precisione di testa, 94 di lettura e 93 di contasto in piedi, che si va poi a sommare allo stile di gioco plus del procione, che quindi le permette di recuperare un sacco di palloni. Questa è praticamente Saliba versione femminile, Nait, a me questa piace sempre tantissimo. C'ha 92 di forza, 87 di aggressività. Per quanto riguarda i playstyle, c'ha anche l'intercetto bianco, qualora appunto la vogliate piazzare a centrocampo, ma ripeto, io ve la sconsiglio. C'ha l'aerial bianco, c'ha il lancio lungo bianco, che comunque per poter fare dei cambi di gioco e ripartire può sempre tornare comodo. Per quanto riguarda i ruoli, c'è il difensore plus, lo stopper plus plus e il regista difensivo plus. Io onestamente sapete che nei miei moduli di solito lo gioco con difensore plus, quindi non ho provato lo stopper e il regista difensivo, però praticamente c'ha tutto il comparto dei ruoli da DC. Per me è straconsigliata, il costo è onesto, alla fine essendo francese si riesce anche a linkare discretamente bene, per cui stra approvata. Ovviamente come al solito, come accade per tutti i difensori centrali, ombra come stile d'intesa. Passiamo a Bruno Fernandes. Questo anche è un giocatore che mi è piaciuto tanto. 1,79 m, 4-4, come potete vedere 17 partite, 7 gol e 16 assist, quindi praticamente un assist a partita, una cosa clamorosa. Mi tilta un po' che gli abbiano tolto l'L1 triangolo come playstyle plus, gli hanno messo il filtrante, ma proprio questo filtrante lo aiuta tantissimo nell'andare a servire i compagni che scattano in profondità, e sapete che quest'anno è una delle poche cose che si può fare. Quindi può farvi anche il CC per quanto riguarda le varie ibride che vi andate a fare con i moduli che utilizzate. Per quanto riguarda le statistiche, abbiamo un 80 di accelerazione e 77 di velocità scatto, che vabbè, non è proprio il massimo, perché lo sentite che ovviamente non è Speedy Gonzales palla al piede, non ha un grandissimo speed boost, ma non è che ci fate le cavalcate con Bruno Fernandes. Gran tiro, soprattutto la trivela, c'è una gran trivela, si vede infatti dall'88 di finalizzazione, l'88 di potenza tiro e l'88 di tiro della distanza, quindi triplo 88. Passaggi incredibili, 91 di corto e 92 di lungo, mi piacciono assai. 85 di agilità, 93 di reattività e 91 di controllo palla lo rendono chiaramente molto agile palla al piede, per quanto possibile quest'anno in un gioco dove la levetta non è che faccia proprio il suo lavoro come in passato. Ha anche un ottimo 88 di aggressività, che comunque un minimo lo rende presente a centrocampo, dove comunque chiaramente le statistiche difensive pesano, perché non è che lo sentite più di tanto quando dovete andare a recuperare il pallone. Stili di gioco, quindi vi dicevo, il filtrante plus, l'L1 triangolo rimane bianco, il driven bianco ci piace molto, il resto un po' così. Però per quanto riguarda i passaggi, diciamo che c'ha tre playstyle che sono veramente tanta roba. Io l'ho giocato trequartista principalmente con attaccante ombra plus, c'ha il regista plus plus e la mezzala, e c'ha anche il regista plus da CC. Quindi un giocatore che ci sta di brutto, il prezzo è un po' altino, però la differenza rispetto alla carta base la si sente, e anche qui ve lo consiglierei. L'ho giocato con Falco perché l'ho giocato trequartista, ma magari da CC si può giocare anche con Ancora per dargli un pizzico di aggressività in più e renderlo un peletto più presente in fase difensiva. Andiamo poi a Rafa Leao, altro giocatore che chiaramente immagino sia sulla bocca di tutti, perché Serie A, super hypato, insomma Leao lo conosciamo. 5 skill e 4 di debole, 1,88 m, solito Leao mi verrebbe da dire. Può giocare da punta, esterno, io l'ho giocato principalmente da esterno. Si sente tanto la velocità, secondo me di più rispetto alla carta base. L1 corsa lo trovo molto più costante rispetto alla carta oro che io gioco titolare. Ha una discreta finalizzazione, nonostante appunto giocandola a sinistra magari col 4 di debole non tira col suo piede forte, però ha una discreta finalizzazione, soprattutto se siete bravi col timed. Bene i driven pass col passaggio corto, un po' peggio chiaramente quando deve servire invece qualcuno in profondità. L'agilità 86 con l'85 di reattività, l'85 di equilibrio, misto anche al 5 skill e al suo body type, la si sente abbastanza. Non è un giocatore pesante, chiaro, non è agile come una Schelin, come una Smith, come una Rodman, però non è neanche un tronco come Crouch, nel senso, quindi diciamo che su quel punto di vista lì fa il suo. Chiaramente precisione di testa 74 non è che ci interessa più di tanto, mentre per quanto riguarda la resistenza 78 non è un problema, perché ci arriva tranquillamente al 120° in caso di supplementare. Per quanto riguarda i playstyle,
l'abbiamo il tiro a giro bianco, che ci può stare, il filtrante, il cross bianco, il trickster, che è tantissima roba, lo sapete, per la finta di tiro col trickster che fa calcio bailado, e poi abbiamo il razzetto e il rapido plus. Questa combo lo aiuta tantissimo quando deve cambiare direzione negli speed boost, ed è quindi il plus aggiunto di questa carta. Io vi ripeto, l'ho giocato attaccante interno plus plus da S, però se proprio vi devo dire la verità, la differenza con la carta base c'è, ma non giustifica questa differenza così clamorosa di prezzo. Questo è il classico giocatore da ricchi che magari mettete all'interno di una squadra come ciliegina sulla torta, però se vi dovete svenare per prendere Leao, piuttosto prendete il base, e se non avete una squadra completa vi migliorate altri reparti. Lautaro Martinez, un altro giocatore che immagino in tanti vogliate sapere com'è, perché della Serie A, insomma, l'Inter, squadra che va per la maggiore, è 1,7444 m. Di Lautaro abbiamo già avuto l'IF, che tanti magari hanno utilizzato. Un giocatore che non vi regalano, perché costicchia. Ci ho fatto 7 partite, 5 gol e 2 assist, e onestamente l'ho trovato un po' discontinuo, nel senso che per quanto riguarda la velocità ci sono dei momenti in cui speed boosta bene, degli altri momenti invece dove non riesce minimamente ad andarsene via, e questi di solito sono più rispetto a quelli dove riesce ad andare via, quindi questa cosa qua mi ha dato fastidio. La finalizzazione 95 io non l'ho vista, si è magnato una marea di gol, ma proprio una marea, tanti. Potenza tiro 90 va bene, per carità di Dio, posizionamento bene perché si fa trovare sempre al posto giusto, però onestamente mi aspettavo qualcosa di più da questa versione uppata rispetto alle carte precedenti che conosciamo. Discreti passaggi, per carità, benissimo l'agilità, perché poi avendo un body type piccolino si muove abbastanza bene, a 92 di agilità, 94 di equilibrio e 94 di reattività, quindi top. L'87 di forza non lo appesantisce più di tanto. Mi ha triggerato il tiro a giro plus, perché l'IF tirava meglio, questo qua per quanti tiri a giro ho fatto la tirava sempre in tribuna, quindi non benissimo. Meglio il power shot bianco, che comunque dà una mano, e bene anche il tecnico, che magari nello stretto fa muovere ancora un pizzico meglio. Come ruoli c'ha la torre plus e il falso 9 plus plus, io invece l'ho utilizzato con rapace nel mio 4-2-1-3, quindi sapete che qua poi potete scegliere voi come utilizzarli. Però onestamente, se ve lo dovessi consigliare, vi direi di ni, perché non l'ho trovato così diverso dall'IF e non l'ho trovato così performante come ci si aspettava. Veniamo al re, il re dei re, Darwin Núñez, una carta SBC che costa più o meno 300.000 crediti, e qua già vi dico che le cose cambiano tantissimo rispetto a Lautaro, perché è un giocatore che è 1,87 m, quindi molto fisico, 4-4, lo hanno boostato perché la sua carta base partiva da 3-3. Già vi potete rendere conto di quello che vi starò andando a dire, perché 10 partite, 17 gol e 4 assist sono veramente tanti per un giocatore che magari potete pensare sia un tronco. Assolutamente no. Velocità tantissimo la sentite, soprattutto con razzetto, e L1 corsa è uno dei pochi che riesce ad andare via in velocità. E visto che è pure piazzato fisicamente, di solito gli avversari fanno abbastanza fatica a recuperargli il pallone. Finalizza benissimo davanti la porta, soprattutto se prendete i timed con quel 90 di potenza tiro, gli date un bel boost decisivo. A me mi è piaciuto su quello. C'ha pure un buon passaggio corto, lo avete visto negli assist, riesce a dialogare con i suoi compagni. Gli ho messo un bello stile di intesa motore, in maniera tale da aiutare un po' quell'80 di agilità, 72 di equilibrio, 87 di reattività, e comunque vi assicuro che non si muove malissimo palla al piede, soprattutto nel cambio direzione senza la corsa lo fa molto bene, e in area di rigore questo è comodo perché apparecchia poi di solito subito la conclusione. L'88 di forza, vi dicevo, lo aiuta nei contrasti con i difensori, c'ha 90 di reattività, 95 di elevazione, quindi pure per qualche palletta, qualcosina, lo potete sfruttare. E per quanto riguarda i playstyle, vi ripeto, c'è il power shot bianco che è una hit, razzetto e rapido è la solita combo che plus uno plus l'altro va benissimo, l'importante è che ci siano. E per quanto riguarda invece i ruoli, c'ha l'attaccante avanzato plus, la torre plus plus, il rapace plus. Io l'ho giocato sempre rapace perché la torre l'ho provato, però finiva un po' troppo per isolarsi. Io ve lo straconsiglio onestamente, perché su quella cifra lì ad oggi credo che sia il migliore, migliore di Kine, migliore di Son, che ormai hanno un po' stufato, mi ci sono divertito, quindi sperando che non succedano cose alla Rutter o alla Turam che lo nerfano, ad oggi a me è piaciuto tanto, quindi metto le mani avanti, perché poi se gli amici della EA fanno cose strane io mi dissocio. Chiudiamo con Schweinsteiger. Bastiano, che non è contrario, è un bel giocatore, è 1,83 m, quindi è bello fisico, è 4-4, quindi fa bene tutto. Ci ho fatto 17 partite, 5 assist, quindi non è stato impattante chiaramente in zona offensiva perché faceva altro. Può fare le DLS, cosa che vi sconsiglio, deve giocare a centrocampo, sia un po' più difensivo ma anche da mezzala. La velocità è quella che è, ovviamente, però il tiro, nonostante non abbia segnato, le bombette da fuori le potete provare, soprattutto se vi volete prendere magari qualche calcio d'angolo, tirate da fuori, visto che c'è un tiro molto potente, il portiere la butta in corner. Passaggi incredibili, soprattutto
tutto mixati con il suo playstyle plus del Driven, praticamente per farvi capire che giocatore è. Questo è un Matuidi più forte, molto più forte, quindi recupera palla, poi verticalizza subito verso la punta, verso l'esterno, vi facilita tanto nella costruzione della manovra. In fase difensiva lo sentite tanto, sia che siate un po' più passivi che un po' più presenti. Si muove bene sulle linee di passaggio perché c'ha 83 di agilità e 93 di reattività, c'ha pure un bel 90 di freddezza, 86 di aggressività, 83 di lettura difensiva, 87 di intercetto, che si mixa al playstyle bianco dell'uncinetto che comunque dà una grossa mano. C'ha l'L1 triangolo bianco, il power shot bianco, la prova di pressing bianco, insomma tutto il comparto ideale per far sì che questo Schweinsteiger sia veramente buono. Per quanto riguarda i ruoli, io l'ho giocato con centrocampista di contenimento, ma c'ha il box to box plus plus, quindi se lo volete giocare magari in un 4-4-2 che sale un po' di più, potete farlo tranquillamente. Il costo è chiaramente altino perché si tratta di un'icona, le prime icone speciali, però a me è piaciuto tanto. Stile d'intesa, come al solito, ancora, per cercare di migliorare un po' il comparto difensivo e la situazione sulla forza e sull'aggressività. Bene ragazzi, per questo video, come al solito, è tutto. Io vi ricordo di farmi sapere nei commenti se eravate incuriositi da questi giocatori, se li avevate già provati e cosa ne pensate. Io sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, non mi resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto nei vostri berroschi, a presto, ciao!